Bella gente, benvenuti in questo nuovo video sul canale. Oggi siamo qua per parlare del rame, nuovo minerale di Minecraft 1.17, versione uscita da poco, ma che ci mostra comunque un bel po' di cose. Se volete vedere tutte le novità, vi invito ad andare a vedere il video che trovate sicuramente nelle schede e nella playlist. Detto questo, signori, direi subito di cominciare con il parlare del rame, il nuovo minerale della 1.17, unico tra l'altro, e questo è un motivo sicuramente di disinteresse e anche di disapprovazione da parte della community. Unirsi a questo mix di sentimenti negativi nei confronti del copper, aggiungerei anche il fatto che effettivamente non è che abbia tutte queste dinamiche nuove ed interessanti che magari l'utenza da un Cavencliff update si aspettava. Nonostante ciò, non è un minerale così inutile. Oggi sono qui per andarvi a spiegare quelle che sono le sue potenzialità, le sue funzioni e insomma la vera utilità di questo nuovo minerale. Per vedere un video più completo sotto alcuni punto di vista, magari tecnici proprio del rame, dove si trova, così via, vi invito ad andare a vedere il video che trovate nelle schede. Lo feci tanto tempo fa, ma più o meno le informazioni vanno ad essere le stesse, in quanto però si sono leggermente aggiornate, quindi comunque rimanete sintonizzati. Innanzitutto il rame va a prendere e si collega quindi a due nuovi oggetti della 1.17. Il primo è il cannocchiale e il secondo è la lightning rod. Non penso che il cannocchiale sia ancora nel pieno delle sue caratteristiche, in quanto probabilmente rende bella l'esperienza all'interno delle montagne, che purtroppo nella 1.17, quindi nel Cavencliff update parte 1, non abbiamo. È un po' triste la cosa sicuramente, però con la 1.18 avremo la possibilità di capire effettivamente quelle che sono in realtà le funzionalità del cannocchiale nello specifico, mentre invece la lightning rod torna a essere più utile. È uno strumento molto interessante che permette ai temporali di far cadere il fulmine in un punto scelto dal player. Sostanzialmente c'è questa alta, se non totale, possibilità che il fulmine cada proprio sulla lightning rod. È utile sottolineare, questo più per i redstoner, che la lightning rod, quando viene colpita da un fulmine, permette di dare comunque un impulso di redstone, quindi non butterei via questo oggetto. Inoltre ci permette di completare un pelo in più Minecraft, in quanto uno degli advancement della 1.17 comprenda l'utilizzo di villager in lightning rod. Vi ho fatto un video qualche giorno fa sulla guida degli advancement della 1.17. Inoltre, oltre a queste cose qua, ci permette anche di andare a smacinare in alcuni meccanismi abbastanza interessanti. Sto parlando principalmente della farm di test di mob, utilizzando i creeper super caricati dai fulmini, ben appunto utilizzando la lightning rod. A più proposito, cercherò di farvi un video su come realizzare una di queste farm utilizzando questo metodo 1.17, effettivamente ben più efficiente e sicuro rispetto ai precedenti. La lightning rod torna davvero utile in questo contesto e si aggiunge ai metodi per supercaricare un creeper in maniera più facile. Prima avevamo il tridente, per dire. Il minerale di copper, inoltre, dagli ultimi snapshot della 1.17 è possibile fortunarlo. Esattamente, se avete un piccone con fortuna avrete la possibilità di ottenere più pezzi di raw copper, che è il drop che effettivamente viene lasciato da questo minerale spaccando quest'ultimo. Il raw copper, oltre ad essere cotto per creare il vero e proprio lingotto di copper, ci permette anche di craftare un blocco molto interessante, è una texture molto carina, quindi non scarterei l'idea. E ovviamente utilizzando praticamente il piccone con fortuna è molto più facile andare a prendere e farmare questo tipo di blocchi. Oltre a questi blocchi che vi stavo dicendo adesso, i blocchi di raw copper, ci sono anche i blocchi di rame normale, che effettivamente sono abbastanza carini e soprattutto diversi, in quanto il rame ha un sistema di invecchiamento decisamente interessante che tenderà a far cambiare texture al blocco originario, tendendolo al verde acqua sempre di più, e si creano delle combinazioni davvero belle che è possibile frizzare utilizzandolo nei comb. In breve, questo minerale nuovo va sì a prendere delle dinamiche davvero nuove, perché effettivamente vediamo delle novità
novità. Il problema è che queste novità probabilmente non sono state sfruttate nel migliore dei modi, o per meglio dire sono misere per quello che un normale giocatore di Minecraft tende a fare durante il game. Per il ferro, una volta che ha le cose di ferro, una volta che crafta gli hopper, il ferro serve a quello, non tanto a chissà che. Il rame perde tutti questi utilizzi particolari e probabilmente dai giocatori, se non per il building, non verrà quasi mai usato, anche perché per craftare la lighter rod servono 3 lingotti. Questa, signori, era l'utilità del rame della 1.17, c'è poco da aggiungere, utile o non utile, ditelo voi nei commenti. Io personalmente l'ho trovato leggermente scadente questo nuovo minerale, mi aspettavo di meglio dal Caven Cliff Update. Detto questo, signori, spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale e commentare. Passate anche dalla descrizione dove trovate il link al gruppo Telegram, al profilo Instagram e al sito Viola delle Live. Detto questo, signori, da Nannico, tutto alla prossima. Ciao ciao!